amici dell'Orientini, è tempo di 5 giorni degli Appennini, quarta tappa qui al Bosco delle Fate, siamo a Fontanigorda, dopo le tappe di Rovegno, Casa del Romano, Genova e Camogli, quindi siamo stati anche lungo il mare, oggi si torna nel bosco. Protagonisti di assoluto rilievo sono Martin Bostrom, che sfida il nostro Alessio Tenani. Tra le donne invece sembra che Maya Kunz abbia già preso il largo sulle avversarie. Andiamo però a scoprire i fatti o le possibili sorprese nel servizio che abbiamo montato per voi. Bene amici dell'Orienteering, la splendida giornata qui al Bosco delle Fate, la sorpresa di Bjørset, norvegese, vecchio campione, la defiance, possiamo chiamarla così, di Bostrom, la remontada di Alessio Tenani e invece la conferma di Maya Kunz tra le donne. Oggi è anche la giornata delle sorprese perché quelli che vedete sui miei occhi sono... non sono occhiali comuni, ma sono una telecamera che abbiamo usato grazie al supporto del nostro Alessio Tenani. Ma andiamo a sentire la voce dei protagonisti. Siamo con i due protagonisti, Martin Bostrom, for you today some problem. Yes, not exactly my favorite terrain and I had some quite big problems in orienteering, and we also had a quite tough day yesterday with racing Genova in the morning and Camogli in the evening, so physically I was not feeling very good today. Ok, Alessio, invece per te oggi proprio una bella rimonta, te l'aspettavi? No, sono partito male i primi due punti, ero stanchissimo, le due gare di ieri con tutte quelle scale, tutte quelle tirate mi avevano steso. Ho pensato che era una gara tecnica, che comunque non sbagliando nelle parti finali così tecnica potevo giocarmela. Non pensavo di poter recuperare tanto e sono contento perché alla fine la testa ha avuto la meglio su tutte le gambe stanche. Siamo con due dei più grandi protagonisti di tutta la 5 giorni degli Appennini, da Pietro Ilarietti, Alessio Tenani, Morten Bostrom. Alla prossima!